5 minuti per articolo? Articolo di emendamenti, siamo all'articolo 1. Le faccio la domanda, 5 minuti per articolo o 5 minuti come gruppo? 5 minuti per articolo. Ogni consigliere ha a disposizione 5 minuti per intervenire sull'articolo e i relativi emendamenti all'articolo medesimo. Allora, noi abbiamo chiesto con l'emendamento relativo alla tutela e alla valorizzazione delle attività culturali, il programma 2, una crescita di 50.000 euro al fine di sostenere le associazioni che operano nel campo della mutualità e ovviamente utilizziamo fondo di riserva. È un modo per sostenere quella rete di associazioni conosciute prevalentemente come società operaie cattoliche e società di mutuo soccorso, che hanno un'attività evidentemente di socializzazione, di sostegno alle persone. In alcuni posti dell'entroterra sono l'unica luce accesa la sera quando si passa nelle serate invernali. Abbiamo anche chiesto sulle politiche giovanili, sport e tempo libero 30.000 euro per l'edizione dei giochi nazionali estivi del Special Olympics alla Spezia. Sono conseguentemente diminuite in termini di competenza le spese di riserva. E questa è un'importantissima iniziativa che ha necessità di un contributo e, visto che ci pare esserci molto dinamismo da parte della Giunta su interventi che riguardano l'aggregazione e l'attrazione turistica, ricordiamo che qui arrivano atleti da tutta Italia, riteniamo offensivo il fatto che la Giunta non abbia voluto sostenere questi progetti. Analogamente chiediamo che per la prossima edizione del Palio del Golfo siano messi 50.000 euro e credo poi che Michelucci potrà integrare meglio il mio intervento su questi argomenti, così come il collega Ferrando. Edilizia residenziale pubblica. Noi chiediamo 4 milioni di euro per sostenere l'economia degli alloggi pubblici. Nello scorso Consiglio erano in programma entrambe le disposizioni legislative, la riforma della legge 10 è questa, sull'ERP. Noi riteniamo che abbiamo bisogno di investire per ristrutturare gli alloggi. Sono i numeri che lo chiedono, che lo gridano. 8.000 alloggi sono necessari, secondo le associazioni degli inquilini e i sindacati. Solo a Genova abbiamo una lista di attesa di 4.500 persone o famiglie e ci sono, sappiamo bene, più di 500 alloggi che sono stati abbandonati a loro stesso. È chiaro che con questo impulso noi facciamo anche un'azione di rivalutazione del patrimonio delle arti. Variazioni di bilancio sempre sugli stanziamenti per la missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 3. I rifiuti chiediamo che abbiano 300.000 euro per risanare la Val di Magra e anche qui sarà il collega Michelucci a descrivere meglio l'emendamento. Chiediamo poi per la forestazione, le aree protette e i parchi che ci sia una competenza di cassa di 30.000 euro in più per il giardino botanico montano di Prato Rondanino. Qui il collega Mai non c'è mai stato. Avevate promesso delle sponsorizzazioni, ma non le avete trovate. Non avete trovato lo scorso anno 6.000 euro per dare una mano a quelli che gestivano il giardino botanico. Nel frattempo la Regione Liguria ha sistemato il guado, ha speso molti soldi perché ci fosse messo in sicurezza e raggiungibile il giardino botanico. Non ci consta che li abbiate ricevuti, non ci consta che vi siate preoccupati e quindi oggi il giardino botanico è chiuso. D'altra parte, lo dicevo prima, negli spot pubblicitari voi siete quelli dell'ambiente, della tutela e della promozione del territorio. Ma poi il grano lo mettete sulla distribuzione della focaccia gratuita, del passiere rosso, molta TV, molti giornali. Ahimè, coloro che si sono occupati anche
direi con grande spirito volontaristico, del giardino botanico di Prato Rondanino, hanno terminato ogni speranza. Se avrete la compiacenza di mettere 30.000 euro, non buttiamo via un patrimonio di piante e di lavoro dei Liguri. Il mio tempo è scaduto, lascio la parola ai colleghi. Signor Paita, prego.